L'omeopatia fa parte delle pratiche della medicina integrata, nata dai principi introdotti nel XIX secolo ad opera di Samuel Hahnemann. L'omeopatia si prefigge come obiettivo di agire non tanto su una malattia, ma sul malato, con la somministrazione di sostanze che stimolino nel corpo del paziente una reazione immunitaria, in quanto la sostanza è simile all'agente che ha provocato la malattia. Si può parlare di medicina di supporto, perché i dottori che consigliano i medicinali omeopatici li associano a medicine tradizionali, soprattutto in situazioni di assunzione di farmaci in modo cronico. I principi che sono alla base dell'omeopatia sono: la legge della similitudine. L'omeopatia ricerca la sostanza che provoca lo stesso disturbo che ha la persona malata, perché somministrata seguendo una procedura in diverse diluizioni, cura il disturbo stesso. Principio della globalità. L'omeopatia guarda non solo al disturbo in sé, ma guarda alle reazioni individuali della persona, al fine di individuare una terapia. La cura sarà elaborata in modo più mirato e individualizzato possibile, dopo un attento colloquio tra l'omeopata e il paziente che sarà la base di partenza. Diluizione infinitesimale. È un processo, anche chiamato dinamizzazione, il cui scopo è aumentare l'efficacia del rimedio. Le materie prime vengono trattate e diluite in acqua e alcol secondo una scala decimale o centesimale. Questa medicina utilizza sostanze provenienti da tre categorie della natura: animale, vegetale e minerale. Dal punto di vista legale, i preparati omeopatici quindi sono definiti rimedi e non farmaci. Tuttavia, non ci sono studi che confermino o meno l'efficacia curativa dell'omeopatia sulle malattie o nell'ambito preventivo. In Italia, l'omeopatia può essere esercitata solo da medici chirurghi abilitati e iscritti all'Ordine dei Medici. Della FNOMCEO. Il medico al quale si è sottoposti, però, è tenuto a specificare la base non scientifica di una cura omeopatica e di conseguenza raccogliere il consenso del paziente sottoposto. L'omeopatia è utilizzata per svariate malattie, tra cui malattie respiratorie, influenza, otite, malattie della pelle, depressione, disturbi gastrointestinali, allergie. Prima di decidere di curarsi con la medicina omeopatica, è sempre bene consultare il proprio medico di medicina generale. I sintomi associabili a malattie che possono essere coadiuvate nella guarigione dalla medicina omeopatica sono: artrite, ansia e stress, insonnia, secchezza cutanea, disturbi respiratori. Stai cercando l'omeopata specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.